Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo in compagnia di LG Nexus 5X per la recensione completa. Questa è la confezione, prima di cominciare vi lasciamo un bel pollice in su per il video, condividerlo mi raccomando e iscrivervi intanto al canale YouTube di Esperienza Mobile. Allora, dicevo, confezione, facciamo velocemente l'unboxing al volo. All'interno troviamo il telefono ovviamente già rimosso, rapidissime istruzioni, la graffetta per il vano per la SIM in formato nano, l'alimentatore con presa, vedete, con uscita Type-C e uscita da, vediamo un po', da 3A, ok? Quindi ricarica con l'alimentatore sicuramente molto rapida. Però abbiamo una brutta sorpresa, ovvero abbiamo un cavetto USB Type-C, USB Type-C, quindi con la stessa presa da entrambe le parti per l'alimentatore e il telefono, e quindi non avremo possibilità di collegarlo al PC e dovete comprarne uno esternamente, separatamente. Costano 5-10 euro, però comunque è un fastidio che avrete appena preso il telefono, quindi sappiatelo e magari se volete comprarlo prendetelo prima di prendere il telefono, così potete subito collegarlo al PC. Ok, mettiamo via, questo è il telefono in colorazione bianca, lo accendiamo, il tasto è qua sul lato destro. Io l'ho preso da 32 giga perché come sempre c'è da 16 e 32, non espandibili purtroppo. Allora, ve lo faccio vedere velocemente, lato destro abbiamo accensione, spegnimento, blocco, sblocco, bilanciere del volume, parte bassa, ingresso per le cuffie, primo microfono, ingresso per la Type-C, pulito sul lato sinistro, fatta eccezione per lo slot per la SIM in formato nano, parte alta pulita con il microfono. Frontalmente fotocamera 5 megapixel, qua abbiamo la capsula auricolare, qua l'altoparlante, tutti i vari sensori. Vediamo, ecco, si è acceso, quindi ci ha messo, insomma, un tempo nella media. Sul retro abbiamo fotocamera da 12 megapixel con qua sotto il sensore per le impronte digitali, il doppio flash LED e la messa a fuoco laser. Scritta Nexus, lucida, vedete, rispetto al bianco che è opaco, la scritta è lucida. Io consiglio sempre di prendere il logo LG, di prendere la versione, cioè io preferisco sempre la versione bianca perché la versione nera di solito è sempre un po' gommatina come il bianco, però tiene molte più vitrate e si rovina prima. Invece il bianco, come sul Nexus 5, non ha grossi problemi, anche se si sporca ci mettete un attimo con un panno umido a pulirlo e insomma, non trattiene vitrate. Quindi, e tra l'altro preferisco anche un po' questo taglio fra bianco e nero che fa sembrare il telefono un pochettino più snello, perché comunque siamo sui 9 mm, però sembra più sottile, molto leggero, tra l'altro 130 grammi, 135 grammi scarsi, quindi ottimo da questo punto di vista. Anche come maneggevolezza non è affatto male, forse si potranno ridurre un po' le cornici qua in basso, però tant'è. Bene, adesso è pronto sicuramente per cominciare la recensione. Andiamo subito a vedere le impostazioni di sistema. Info sul telefono, abbiamo Android 6.0, ovviamente Nexus, quindi tutti i vantaggi del caso, ovvero aggiornamenti istantanei appena verranno rilasciate nuove release da Google per almeno un paio d'anni, interfaccia pura, come vedete abbiamo un'interfaccia stock cambiato, che adesso l'app drawer vedete che scorre in verticale e non più in orizzontale, si può fare la ricerca delle applicazioni, tasti sono sempre soft touch. Andando tutto a sinistra si può attivare Google Now, andando su impostazioni, schede Now, io le ho bloccate, vedete, mostra schede, perché non le uso più di tanto, sfondi, widget, eccetera, eccetera. Quindi tutto molto semplice. Qua se diciamo ok Google, lui subito ci parte, è sempre in ascolto e possiamo chiedere qualcosa, non so. Scusate. Ok Google, che tempo fa a Udine? Ecco, scusatemi, cose molto semplici del genere, però funziona tutto molto bene. L'ho provato per 4 giorni pieno, devo dire che non ho mai avuto problemi, ogni tanto ho utilizzato anche queste funzioni. Qua abbiamo i toggle rapidi con la funzione trasmetti per usare la Chromecast, che tra l'altro vi arriva, se lo prendete adesso, il Nexus in pandan in regalo, vabbè, la Chromecast 2, ce l'ho qua, magari farò una piccola recensione, nulla di che, però insomma è sempre un regalino gradito. Torcia, solo sveglio, vabbè, ok, geolocalizzazione,
solite cose, nulla di nuovo. E ovviamente possiamo fare account. Perfetto, la fluidità della reattività è sempre eccellente, la connettività è molto buona, il 4G prende molto bene, la ricezione in generale è ottima, il volume in capsula l'ho trovato decisamente buono e anche dall'altra parte nessun problema, GPS fila liscio come l'olio, ovviamente anche qua apri un fix istantaneo e non ho avuto nessun tipo di problema, anche wifi è nella media. Partiamo come sempre dalla fotocamera, ripeto 12 megapixel circa, 12.2. Ok, messa a fuoco e scatto abbastanza veloci, non i più veloci ma buoni, photosphere, panoramica, sfocatura obiettivo, quindi possiamo fare un effetto tipo sfocato, ovviamente software non è ottico, e impostazioni, risoluzione di qualità 12.2 megapixel, anteriore 5 megapixel che è discreta, anche per i selfie non è la migliore che ho provato ma è discreta, e basta, video possono essere girati in Full HD o in... in 4K, in Ultra HD, abbiamo HDR automatico, flash, timer e fondamentalmente basta, di qua si va sui video e non c'è molto altro. Andiamo a vedere le foto. Allora, questa foto che ho fatto fuori, solite foto di test, buona qua la messa a fuoco automatica, buona la definizione anche zoomando, no, molto buona anche la fluidità e la sensibilità, la reattività del touch che non è sempre così scontata anche su telefoni di fascia media, media alta, anche qua la definizione è buona come sempre, questa è una foto molto difficile, pochi telefoni riescono a gestire bene i bianchi, il cielo di qua perché è sempre molto in controluce, macro eccellenti, ecco forse qua possiamo vedere subito come i colori del telefono siano leggermente slavati, ma proprio un filino, poteva essere un poco più verde, ma è da dire che c'era anche la nebbia, quindi non c'era il sole. In generale, poi parliamo del display, a me piace molto, ma in alcuni colori si può notare un leggero slavamento, ma proprio lo dico per correttezza, ma non è nulla di che uno che non prova 20.000 telefoni al giorno non se ne accorgerà mai, ecco, questo è il concetto. Qua ho fatto il mio cane, tra l'altro ho fatto punta e scatta al volo mentre si stava girando, ed è venuto comunque bello fermo, bello stabile, quindi premiata. Casetta solita. Molto buona anche questa. E qua provo messa a fuoco vicino ai mattoni e sfocato sul retro. Qua una foto di la cena ieri con tanti bei dolcetti. Insomma, beh, devo dire che finalmente le foto... Allora, già sul Nexus 5, tanto criticato, a me non dispiacevano. Qua, intanto hai riconosciuto che è migliorato un po' e a me non dispiace affatto. Ripeto, non sarà sicuramente la migliore 13 megapixel sul mercato, anche per un top di gamma, diciamo, però si difende decisamente bene. Anche i video non sono malvagi. Ok, andiamo a vedere, parliamo del display appunto, quindi andiamo su foto, andiamo qua su, dov'è, cartelle, video prova, non mi piace tanto la disposizione di foto, video, i soliti video non vengono riconosciuti dal lettore di serie, ovviamente con altri lettori scaricabili dal Play Store viene letto tutto, quindi usiamo un video vecchio dei primi che usavo anni fa, che viene riprodotto, scusate un po' i riflessi, ma le luci. Luminosità massima è sufficiente, non è altissima, il sole si fa un pelo di fatica, ma neanche troppa. Ecco, qua possiamo vedere che in realtà i colori non sono affatto male, dipende proprio dalla situazione, paragonando magari con quel altro telefono un pochettino più acceso, può sembrare slavato, ma in realtà preso così singolarmente non dà assolutamente l'idea, il display secondo me è veramente molto bello. Anche la definizione è molto buona, ovviamente i pixel non si vedono, gli angoli di visione sono discreti, non cambiano più di tanto i colori, forse qualcosina i neri, vediamo un attimo. I neri, i bianchi no, non cambiano più di tanto e sono discreti. I neri, ecco, tendono un po' al grigio girando l'angolo di visione, però perpendicolarmente sono anche buoni per essere un IPS. Quindi dai, anche il display secondo me è una buona unità. Insomma, non eccelle in nulla, ma è molto buono in tutto, ecco. Presto play music, andiamo a sentire un po' ancora la musica. Mi ha raccolto, brand. Stiamo al solito. Cassa sulla parte frontale, scelta intelligente.
Il volume è abbastanza potente, corposo e insomma anche sì, la qualità appunto è buona, come ho detto. Via voce, GPS e quant'altro, nessun problema, anche in macchina con un po' di rumore di sottofondo. Ovviamente è sempre un telefono, quindi nei limiti, non siamo ai livelli ovviamente di un HTC One. Oh, scusate. Proseguiamo, parliamo di benchmark e giochi. Allora, come punteggio sui benchmark, adesso vediamo se lo trovo. Abbiamo fatto circa 54.000, non vorrei dire una cavolata, 53.400. Buon punteggio, insomma, discreto, nella linea con questo processore e queste specifiche. Giochi ne ho provati parecchi, così perché ho tenuto un po' di giorni per provare. Real Racing gira bene, tutti i giochi girano bene, non scalda tanto il telefono, nessun tipo di lag pesante, quindi anche per i videogiocatori è un telefono bene o male consigliato. Anche qua non ha le migliori specifiche per giocare, ma ha delle ottime specifiche, quindi comunque i giochi li fa girare tutti senza problemi. Sfruttare ma sta buona, provato Skype, Facebook, tutte le solite applicazioni, nessun problema su nessuna di quelle. Andiamo come sempre a provare il browser, che in questo caso è Chrome, ovviamente. Proviamo il Corriere della Sera, che ovviamente parlerà di quello che purtroppo è successo a Parigi. Infatti, giustamente. Mettiamo il sito desktop, proviamo a vedere come va il browser. Allora, aspettiamo che carichi, siamo connessi in wifi. Come vedete la fluidità dello scrolling è veramente notevole, non abbiamo problemi di ritardo nel rendering, pince qualche micro lag ogni tanto, ma molto molto buono, pan anche. Quindi anche Chrome su questo telefono gira veramente in maniera egregia e fluida. Buoni caratteri, buona definizione del display. Insomma, nulla da dire da questo punto di vista. Ok, usciamo. Siamo praticamente alla fine. Non ho parlato del sensore delle impronte digitali. Funziona veramente bene. Anche a telefono spento. Adesso l'ho disattivato perché non lo uso e mi dà fastidio. Però, telefono spento, basta appoggiare l'indice nel mio caso. E il telefono si sblocca subito al 95% delle volte. Ogni tanto può capitare di sbagliare un po' anche l'appoggio. Però, nel complesso, è veramente un valido sensore. Quindi, per chi ama questi tipi di sblocchi o questa funzione, questo telefono non sarà una delusione. Batteria 2700 mAh non removibile, sicuramente dai numeri non può fare miracoli, però in realtà mi è sembrata discreta. Sono arrivato con utilizzo medio a cena senza grossi problemi, ovviamente, ripeto, non fa miracoli, però per aver fatto solo 3-4 ricariche piene e averlo usato comunque abbastanza intensamente, ha fatto meglio di quello che pensassi. Ripeto che non sarà stupefacente, però un miglioramento rispetto al Nexus 5, che già tanto criticato anche sulla batteria, all'inizio a me non dava fastidio. Ovviamente adesso i processori dopo qualche anno notano che con tutti i vari aggiornamenti e la batteria un po' consumata dura di meno, quindi è ovvio che questo dura comunque di più. Però diciamo che anche qua sarebbe come sempre tutti i recensori, anch'io mi metto dentro ovviamente, proviamo i telefoni pochi giorni e magari qualcuno prova due, qualcuno tre. Io questo qua ho cercato di provarlo 4-5 giorni il più possibile e devo dire che la batteria vedevo che leggermente migliorava di giorno in giorno, ci vogliono una dozzina di ricariche prima di raggiungere il rendimento massimo e comunque non mi ha deluso più di tanto, ovviamente luminosità media, però tutto il resto come sempre made in push e quant'altro e secondo me ha tenuto botta anche per le specifiche mAh, non è male, poi vedremo se con gli aggiornamenti riusciranno ancora a migliorarlo, eccetera. Però dai, diciamo, vista la leggerezza, lo spessore comunque non troppo esagerato, ci può stare come batteria. Prezzo, arriviamo alle note dolenti, tra virgolette, siamo sui 450 € per il 16 giga e 500 euro circa ormai, 529 di listino, 500 online su vari siti, per il 32. Questo è il 32, scusatemi. Diciamo che allora, fino all'anno scorso avrei consigliato di prendere il 16 senza problemi, ma visto ormai solo i 50 € di differenza e visto che comunque mi sto rendendo conto che tutti i contenuti pesano sempre di più, eccetera, 16 giga cominciano a diventare un po' strettini anche per me.
che non li ho mai tenuti un problema, quindi comunque consiglierei sempre la versione da 32, anche perché un domani si va a rivendere un po' più facilmente, e quindi 500 euro alla fine ci costa questo telefono. Magari fra qualche mese o settimana scenderà a 450 e l'altro a 400, quindi sarà già un po' meglio, però comunque è un prezzo abbastanza elevato, considerando che trovare un telefono ormai con caratteristiche simili a 250-300 euro, anche se comunque le specifiche di questo telefono sono paragonabili più o meno a quelle del G4, per fare un paragone. Però abbiamo il Mi 4C, che ho recensito da poco, che ha caratteristiche praticamente identiche, costa 250 euro, quindi anche qua sarebbe un attimo da pensare anche a questo. Comunque qua abbiamo i soliti vantaggi di Nexus, e gli amanti non serve neanche che guardino la recensione, sanno già se lo vogliono o meno. Come però diciamo il fatto che è un telefono sicuramente, allora, un telefono che va bene, non eccelle in nulla, e questo è un dato di fatto, ma va bene in tutto, quindi non può comunque deludere, secondo me, un utente. Non è magari bellissimo esteticamente, anche se a me, per esempio, questa fotocamera sfoggiante non piace, però riconosco che dà carattere, secondo me, al telefono. È un telefono che comunque si caratterizza, a mio fratello, per esempio, piace molto, che al primo impatto si riconosce. Anche con questo sensore messo così sotto la fotocamera, insomma, ha il suo stile, può piacere o non piacere, però io do atto di questo. Quindi, come design, a me non fa impazzire, mi piace abbastanza, ma nulla di che. Però riconosco che per qualcuno potrebbe essere veramente bellissimo, per altri potrebbe far schifo. Ecco, questo è un po' quello che voglio dire. Altre cose da sottolineare: sì, il prezzo potrebbe essere un po' più basso, visto anche che comunque c'è un Nexus 6P, sicuramente di livello più alto, quindi potremmo fare una fascia sui 350-400, e l'altro lasciarlo al prezzo, al 6P lasciarlo al prezzo alto, che sapete anche voi. E basta, però tutti i vantaggi del Nexus li ritroviamo: interfaccia pulita, semplice, molto immediata, molto veloce. Questo è sicuramente è in dubbio, ecco. Quindi per questa recensione era tutto, mi sono un attimo perso come sempre nei discorsi, nelle conclusioni alla fine. Spero di avervi fatto capire cosa penso di questo prodotto. Trovate in descrizione anche il link della recensione scritta, che adesso dei telefoni principali, diciamo, cercherò di fare sempre. Magari non la metto su subito, la metterò nei prossimi giorni, però comunque su Facebook condividerò anche la recensione scritta. Se volete dare un occhio, mi fate un favore. Ci stiamo cercando di riprendere un po' anche il sito. Ho preso qualche collaboratore, mi dà una mano con l'articolo. Io adesso vedrò di mettermi sotto con le recensioni, ma il tempo purtroppo è sempre quello che è, quindi perdonatemi se non sarò sempre istantaneo, ma tant'è. Dai, ci vediamo nei prossimi video. Se avete domande, fatemele nei commenti, lasciate un bel like. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!